con cui l'Europa si confronta. Io l'ho esaminato dal punto di vista soprattutto del parere che deve esprimere, di cui sono relatore alla Commissione Ambiente, e ho sottolineato alcuni temi. Logistica significa per l'ambiente soprattutto trasporto sostenibile delle merci, quindi la questione di come rendere più sostenibile il trasporto delle merci. Qui impattiamo con gli impegni che abbiamo preso COP21, Parigi, riduzione delle emissioni gas serra. Voi sapete che il trasporto incide per un quarto delle emissioni e in particolar modo due terzi di queste emissioni riguardano il trasporto su gomma, su strada. E qui c'è una prima riflessione che faremo, che proponiamo, è come ridurre o trasferire una parte delle nostre merci su trasporti alternativi alla gomma, quindi mi riferisco alle ferrovie, alle vie navigabili interne, alle autostrade del mare, al trasporto fluvio marittimo. È chiaro che si viaggia su gomma per una ragione soprattutto di costi, di prezzo, di tempi e di abitudini, di comportamenti. Per cui queste sono le ragioni per cui oggi la gomma è di gran lunga privilegiata, ma abbiamo la necessità di fare dei passi in avanti nella direzione di trasporti alternativi. Poi c'è un tema che riguarda nello specifico l'ultimo miglio, parlando di logistica, cioè la questione delle aree urbane, la congestione. Quindi impattiamo coi temi della sicurezza e della salute dei cittadini, quindi inquinamento atmosferico ma anche acustico. Questo è un altro riflessione da proporre. Naturalmente noi abbiamo di fronte una proiezione che ci dice che al 2050 il trasporto delle merci aumenterà dell'80%, quindi siamo di fronte ad un dato che ci impone un'urgenza anche nelle scelte, anche alla luce di cambiamenti, la strategia just in time, cioè la riduzione al minimo delle scorte, degli stoccaggi, quindi la necessità di rispondere alle domande in breve tempo, in base alla produzione, in base alle richieste, aumenta di fatto però il numero dei veicoli che circolano. Questo è un cambiamento che abbiamo di fronte, così come io mi occupo di economia circolare, c'è tutto il tema della cosiddetta logistica inversa. Attenzione, perché qui si apre tutto un mondo. Cioè, noi pensiamo come europei che i rifiuti siano una risorsa, non siano materie prime secondarie, sottoprodotti. Ecco, questa parte dell'economia su cui l'Europa intende investire, riutilizzo, riciclo, rigenerazione, oggi non è integrata. La logistica tradizionale distributiva non si integra con la logistica inversa, quindi c'è un tema specifico, un grande tema, prego, che riguarda appunto la merce e il trasporto di questo specifico tipo di merce che sono destinati ad aumentare. Quindi questo ci dice che è necessario una pianificazione e la parola d'ordine è l'integrazione. Integrazione quindi fra gli stati, delle politiche degli stati, integrazione dei soggetti pubblici e privati, gli attori, quindi le istituzioni, le associazioni, gli operatori. E qui non dobbiamo dimenticare anche la realtà delle piccole e medie imprese. Noi vogliamo ottenere dei risultati, non dimentichiamo che l'economia europea è fatta di piccole e medie imprese, per cui quando ci poniamo degli obiettivi, la digitalizzazione, l'accesso ai dati e ai flussi, la formazione del personale, che sono strategici, guardando in avanti bisogna che questo lavoro arrivi e coinvolga le piccole e medie imprese. Se vogliamo essere concreti e ottenere
anche dei risultati, non solo nei grandi gruppi, le grandi organizzazioni. Quindi un'integrazione che riguarda gli stati, i soggetti pubblici e privati, i mezzi di trasporto cui accennavo prima e le risorse. Il tema delle risorse, come spendiamo i fondi europei, secondo un criterio che a mio avviso si riassume: chi inquina paga. Bisogna lavorare anche nell'ottica delle tariffe, dei pedaggi, incentivando comportamenti virtuosi e disincentivando comportamenti non virtuosi. Quindi tutto il tema dei veicoli elettrici, dei carburanti alternativi, delle infrastrutture per i carburanti alternativi, secondo me è molto importante, anche perché, dicevo prima, arriviamo ai centri urbani e non dimentichiamo che l'80% dei cittadini europei vive in dei centri urbani, per cui alla fine il terminale, diciamo, di tutte le nostre lavori, le nostre riflessioni diventano le zone urbane, che hanno necessità di interventi, dove l'Europa onestamente fa più fatica, perché noi parliamo di buone pratiche, di scambi, di patto dei sindaci, cioè tutto un lavoro che è di incentivi, di coordinamento rispetto a politiche che poi sono in capo ai governi piuttosto che alle autorità e alle comunità e alla comunità locale. Quindi queste sono un po' le riflessioni, queste d'altro che io ho proposto in quella schema di pareri, che naturalmente è ancora materiale disponibile, quindi si aprirà la fase, verrà presentato giovedì in Commissione Ambiente. Con la collega, appunto, abbiamo concordato di lavorare insieme, qui ci sono i testi anche della bozza, del rapporto di iniziativa, e quindi ci confronteremo oggi e domani su queste proposte. Grazie per adesso. Now the floor to Matthew Gross.